Mentre Domenico chiude terzo. Poi arriva Costi dietro doppiato. Intanto Domenico ci va a schiantare proprio per Costi. E arriva anche Lorenzo che chiude in quarta posizione. Che finale, veramente incredibile. Fritti e festeggi addirittura, come se avesse vinto. Poi vediamo, ecco il contatto e Domenico perde il controllo e va a scontrarsi con Luca Almeto. Vediamo andando avanti, qui perde mai la curva, senza ala anche, purtroppo ci va a schiantare tutto il muretto. Intanto Tour aveva guadagnato per poco la terza posizione, non è riuscito comunque a tenerla. Eccolo qui il contatto con Marco, che ha rischiato anche di rovinare l'ala anteriore e quella posteriore del suo compagno. Poi contatto che con Lorenzo Turri, e qui ala peggio ancora Marco. Sbaglia però, errore di Luca Almeto, adesso si trova in nona posizione, la danza una penalità forse, tanto rientra in pista e vende sta coda, che errore, qui parte altri secondi Federico, tanto rientrano anche i primi due, Kevin, cosa ha fatto Kevin, è la grossa Fabrizio. Attenzione, Lorenzo Martullo ha rischiato di prendere, ha preso il volo e ha perso ben 4 posizioni di Luca. Riccardo Citti era secondo, peccato. Gara in risalita adesso per il pilota della Williams, andiamo a vedere il replay, può darsi stesso errore di Fabrizio, no, ha perso in percorrenza, praticamente ha perso la vettura. Riccardo Citti, intanto problemi ancora per Riccardo Citti, che perderà altre posizioni, vediamo, passa Lorenzo. Attenzione perché stava per passare Matteo Russo e adesso passa anche Luca. Attenzione Federico Barba, si è buttato Federico Barba, incredibile! A 3 giri dalla fine! Era secondo! Colpo di scena! Festeggerà sicuramente Lorenzo Turri! Che guadagna altri punti nei confronti del pilota della Williams! Andiamo a vedere il replay! Ma soprattutto anche su Kevin che è il suo principale inseguitore! Eccolo, è purtroppo anche lui, però poteva anche non rischiare a questo punto Federico. Incredibile. Spiriti potenti, bimbo. Non vuole evitare contatti. Kevin! Kevin e Lorenzo! Incredibile Kevin! Piloti della giornata di Federico Bamba, vediamo Federico Bamba che però mi sembra molto indietro. Eccoli che sono usciti, Fabrizio rientrando e Federico sul cordolo, non contro la prima vettura e perde l'ala anteriore, gara rovinata per il pilota della Williams. Kevin all'esterno, vediamo Kevin, eccolo lì il contatto, lo tocca Kevin dietro e Fabrizio va in testa a coda, poi il Fabrizio parte, Kevin lo fa andare avanti, cordolo, alcuni cordoli sono micidiali, va a rovinare la mobile, eccolo, Kevin, l'alestatore, Fabrizio si sposta all'ultimo, un Kevin che aveva già impostato la sua traiettoria, quindi non se ne parlerà per poco, guarda dunque Lorenzo e Federico Babita in quarta posizione. Attenzione battaglia qui nel finale con Matteo Russo e Lorenzo Martullo, mentre Basso e Todaro non hanno problemi. Attenzione, passa Lorenzo, occhio, incredibile, Lorenzo resta davanti a Matteo Russo. Che finale di gara, andiamo a vedere dunque classifica finale e poi classifica piloti.